Ben ritrovate a tutte e a tutti a questo nuovo video che, come potete vedere, riguarda la quarta puntata della serie Pillole di Ubuntu. Se avete già seguito altre puntate, saprete che in questi relativamente brevi video cerco di raccogliere non più di 4-5 curiosità o utilità che incontro durante il mio utilizzo quotidiano del sistema operativo Ubuntu. E allora partiamo subito con questa quarta serie con un comando curioso, se vogliamo così, con un'utilità curiosa che ci permette di stabilire quanto software non libero è installato nel nostro sistema. Ecco qua. Ebbene, come facciamo a stabilire ciò? Prima di tutto dobbiamo installare questo pacchetto. Quindi aprite il vostro bel Ubuntu Software Center, sempre che stiate usando Ubuntu. Se state usando un'altra distribuzione, usate quello che serve, insomma, nella specifica distribuzione. E comunque l'importante è che installate il pacchetto VRMS. Guarda caso, questa sigla corrisponde a Virtual Richard M. Stallman, o Stallman, come viene pronunciato, non so bene, insomma. Dico guarda caso perché stiamo parlando di ricerca di software non libero, proprio con un pacchetto che richiama il nome del paladino del software libero, di Richard Stallman, appunto. Se non lo conoscete, dubito che chi segue questo canale non abbia mai sentito parlare di Richard Stallman. Comunque, basta che facciate un bel copia e incolla in Google, cercate e capirete chi è questo ben noto personaggio nel nostro ambiente. Comunque, una volta installato questo pacchetto, lo si richiama nel omnipresente e amatissimo terminale. Quindi lo facciamo, VRMS, Enter, e attendiamo un attimino, ed ecco qua. In questo momento nel mio sistema Ubuntu esistono dei pacchetti di software non libero o comunque software portato da, come dire, da aziende o da entità esterne non so bene come spiegarlo, cioè pacchetti contribuiti da altri, ecco. Vedete per esempio qui VirtualBox che è di Oracle e il pacchetto con il suo repository è stato installato appunto dal repository di Oracle, che non è un repository ufficiale né di Ubuntu né di Linux in generale, ma appunto è un pacchetto che viene preparato da Oracle per noi, quindi è un pacchetto di un contributore per l'installazione di VirtualBox nei nostri sistemi Linux. Ecco, comunque, questo comando VRMS, come vedete, distingue in due categorie il software, come dire, non propriamente o non perfettamente libero. E si tratta di, per esempio, nel mio caso, voi avrete altri risultati, magari addirittura nessun software non libero installato, bravi. Comunque ho una libreria audio per il formato AAC, a quanto pare, poi l'Ubuntu Emulator che ha a che fare con come dire, lo strumento di sviluppo delle applicazioni Ubuntu SDK, quindi legato a quello. E un RAR che è quel modulo che permette di aprire gli archivi .rar che sono proprietari, come sapete bene, e un RAR è l'esemplare di questa utilità non free, quindi la versione non free. Rispettivamente appunto per i pacchetti contrib, quindi di contributori, chiamiamoli esterni per semplificare, o conchyall che è il pacchetto che contiene i vari temi conchi, di cui ho già parlato in un video precedente, quindi come dico, se seguite il mio canale sarete già incappati nel video di cui parlo
del tema Conchi, quindi saprete di cosa sto parlando. Final Term, che diciamo è un archivio PPA che ho aggiunto al mio sistema per valutare e vedere come si presenta questa alternativa al terminale che sto usando adesso, quello classico, quello tra virgolette ufficiale. Ecco, Final Term è un'alternativa che si dichiara più moderna del terminale, vedete qui nella descrizione. Ecco, anche questo fa parte di un archivio PPA. Poi c'è, questo è facile da capire, il Flash Plugin Installer, quindi l'originale installatore originale di Adobe Flash, che è software proprietario, quindi capiamo perché questa utilità lo elenca. PEP Flash Plugin Installer è l'installatore del plugin Flash sempre aggiornato di Google, quindi del progetto Google per tenere aggiornato anche sotto Linux il plugin Flash. TTF Microsoft Core Fonts, ecco, ovviamente parlando di Microsoft stiamo parlando di ambienti chiusi proprietari e qui si tratta del pacchetto che include i font TrueType tipici di Microsoft come credo Arial, mi sfuggono altri nomi, insomma i classici che trovate in Office quando usate Microsoft Office, insomma i classici font TrueType molto diffusi usati in ambito Microsoft. E poi appunto la VirtualBox creata, gestita da Oracle come progetto. Esiste anche la parte open source libera di VirtualBox, ma io ho installato quella completa, quindi in parte anche proprietaria. Ecco perché è elencata in questa categoria di pacchetti contribuiti da altri. E quindi poi fa anche una statistica riassuntiva, vedete tre pacchetti di software non libero. Pare lo 0,1% dei 2453 pacchetti che ho installato sul mio sistema, quindi va bene, fatemelo passare, è una minima percentuale, ecco. Diciamo che posso essere considerato ancora un relativamente buon pinguino, ecco, se valutiamo sulla scala della purezza del pinguino, non sono un pinguino puro, perché non ho lo 0%, ma insomma 0,1 non è poi così tanto. Rispettivamente dei pacchetti esterni contribuiti appunto, lo 0,2 anche qui non è molto su 2453 pacchetti installati. Ecco, insomma, diciamo che non me la cavo male, eh. Comunque vedete, è un po' curiosa questa utilità e anche la sua praticità per rendersi conto dello stato del proprio sistema rispetto al mondo software libero, completamente open. E questi pacchetti appunto sono in contrasto in parte o totalmente con questo mondo. Passiamo alla prossima pillola di Ubuntu, nella quale vi voglio spiegare e mostrare come si verifica l'integrità dei file che scarichiamo da internet, sempre che ci venga concesso di verificarla questa integrità. Cosa intendo? Lo vediamo adesso all'atto pratico. Dunque, nel vostro sistema Ubuntu sono installati, già installati e disponibili senza dover fare nulla, almeno questi tre strumenti che ci permettono di verificare l'integrità dei pacchetti che scarichiamo da internet. MD5 SUM o SAM, SHA1 SUM, SHA256 SUM. Ce ne sono anche altri, ma quelli che ci interessano per l'esempio pratico qui sono questi tre. E sono già installati, ripeto, nel vostro sistema Ubuntu. L'esempio pratico lo faccio scaricando da questo sito, che come sempre troverete in descrizione, è la Daily Life, ovvero l'immagine giornaliera della versione di Ubuntu in sviluppo. In questo momento, il 24 marzo 2014, sto registrando questo video e in questo momento, come saprete, è in sviluppo la nuova versione di Ubuntu 14.04 LTS. Ecco, se andiamo a questo sito, adesso eccoci qua, se andiamo a questo sito ci troveremo quindi davanti a un elenco di trusty che è appunto la versione di Ubuntu che diventerà rilasciata ufficialmente solo a metà aprile, quindi fra poco meno di un mese. Ecco, quindi se volessimo scaricare una di queste immagini per provarla, per esempio in una macchina virtuale, come io ho già fatto, apriamo questo sito,
questo indirizzo e ci scarichiamo l'immagine corrispondente al nostro sistema. Nel nostro caso, essendo il mio PC a 64 bit, o scarico direttamente da qua, da questo link, 64 bit desktop image, quindi l'immagine per il desktop PC. Oppure si può scegliere specificatamente dai link qua sotto. Ecco, per il nostro esempio mi sono scaricato, e ve lo mostro, no, questo non c'entra niente, sbagliato, eccoci qua, ho scaricato Trusty Desktop AMD64.ISO, vedete qua, che è poi questo file di 936 MB. L'ho scaricato per essere sicuro che questo sito non è stato corrotto dai cattivi della rete e quindi di conseguenza che questi file sono originali come Canonical li ha creati e non sono stati corrotti inserendo magari codice malevolo eccetera eccetera o rovinando comunque l'immagine o senza andare a cercare queste cose così cattive, il lato oscuro della rete, può darsi anche che durante la procedura di download, quindi di scaricamento di questa immagine, di questo file, succede qualcosa sulla rete, nella nostra rete ADSL, non so, un calo di tensione, di corrente, qualcosa, insomma, viene scaricato male questo file, quindi quello che giunge qui sul nostro disco del PC non è uguale all'originale che abbiamo detto di scaricare per un qualsiasi motivo, qualsiasi problema di rete. È sufficiente anche una frazione di secondo di interruzione che poi il file magari non è ben completo, non è uguale, insomma. Ecco. E quindi dobbiamo avere la possibilità di verificare se quanto abbiamo in locale scaricato, archiviato sul disco del nostro PC è uguale a quello originale preparato dagli sviluppatori di Canonical. Come si fa? Possiamo usare uno o addirittura, naturalmente uno è sufficiente di questi strumenti, però Canonical mette a disposizione addirittura tre controlli con questi tre, ognuno con questi tre strumenti che io vi ho elencato qua. Quindi MD5 Zoom, vedete qua, MD5 Zoom, SH1 Zooms, SH256 Zooms. Quindi abbiamo tre opzioni, tre possibilità per verificare l'integrità del file che abbiamo scaricato. Ripeto, non dobbiamo fare tutti e tre i controlli, è sufficiente uno dei tre. Scegliete quale, io ve li mostro tutti e tre per didattica, naturalmente, come sempre in questi video, per completezza di informazioni. Come facciamo a controllare? Come detto, prima operazione ovvia, si scarica. Adesso ho il file qui da me, sul mio PC. Riapro il mio terminale e faccio pulizia. Sono già posizionato nella cartella scaricati dove ho il mio file e parto a controllare con lo strumento MD5 Zoom. Eccolo qua. Allora, schiaccio, digito MD5 Zoom e poi accanto come parametro gli metto la mia ISO, quindi la mia immagine disco dell'Ubuntu in sviluppo che voglio verificare. Faccio Enter. E il programma parte, siccome il file è quasi 1 GB, ci mette qualche secondo a verificare tutto il file. Più grosso il file, più deve lavorare l'utilità per creare appunto la chiave di controllo, che fra un attimo, fra qualche istante, eccola qua, appare. Allora, magari rimpicciolisco dove siamo finiti, eccolo qua, rimpicciolisco il terminale, se no non riusciamo a confrontare questa chiave che è stata visualizzata, che corrisponde a questo file. Possiamo considerare questa chiave come l'impronta univoca di questo file. Canonical, che crea questi file che possiamo scaricare, nel contempo fa la stessa cosa che ho appena fatto io, quindi crea l'MD5 Zoom di quel file. Eccolo qua, vedete qua? Io mettiamo magari sempre in primo piano anche il nostro bel terminale. Allora, vedete che io ho scaricato questo file, Trusty Desktop AMD64 ISO, e qui accanto c'è l'MD5 Zoom che Canonical ha creato al momento che ha caricato il file sul server. Io devo ottenere la stessa chiave, quindi la stessa impronta digitale di questo file. Se non è uguale,
questa serie di codice con questo, se non coincide, vuol dire che questo file è corrotto, non è uguale all'originale. Ripeto, può essere un problema, diciamo così, dei cattivi della rete che hanno rovinato il file, oppure un problema tecnico di scaricamento del file che si è rovinato mentre lo stavamo scaricando, più semplicemente. Ecco, in questo caso possiamo vedere che la chiave inizia con 54D6F063, 54D6F063, eccetera, eccetera, finisce con C3B. Insomma, non stiamo qui a leggere tutta questa chiave così lunga, parrebbe che inizio e fine almeno sono uguali. Potete verificare con più calma, magari se volete, fermando il video e verificando proprio carattere per carattere, ma a me sembra veramente uguale. Quindi il file che ho scaricato è uguale all'originale, posso andare tranquillo. Quindi io credo alla sorgente del file, a chi ha creato il file, quindi credo in Canonical, che mi dà un file valido e che non mi darà problemi sul mio sistema. Quindi se ho fiducia nella fonte del file e questa chiave, questa impronta digitale corrisponde, sono a posto, posso continuare ad usare questo file, proseguire ad usarlo, creare una macchina virtuale, installarlo su un PC. Ecco, in questo caso, naturalmente non questo sistema vale per qualsiasi file, può essere un semplice file di testo, un documento LibreOffice, un file di banca dati, qualsiasi, non è che è limitato a questi file tecnici come le immagini di sistema operativo. Questi sistemi MD5 Zoom e gli altri valgono per qualsiasi tipo di file, un file immagine, un file video, qualsiasi. Ecco, avete visto che l'MD5 Zoom mi dà appunto la prova che il file che ho scaricato è rimasto identico a quello originale sul server. Per completezza faccio la stessa cosa anche con gli altri due sistemi, così vedete che funziona allo stesso modo, quindi SHA1 Zoom, il file, enter, e intanto qua sopra, ups, mi posiziono sull'SH1 Sums, eccolo qua, e quando apparirà qui sotto, in corrispondenza del file, noi dobbiamo avere questa impronta digitale identica. Noi sappiamo dal primo controllo che il file è corretto, quindi ci aspettiamo che esca qui una chiave identica. Vedete, finisce con E20B, E20B inizia con 995 A8, 995 A8, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco. Vedete che è uguale. La differenza fra un sistema e l'altro è semplicemente la lunghezza della chiave, quindi più si va in su di numero, tra virgolette, quindi MD5 Zoom dalla chiave più corta, SH1 Zoom dalla chiave un po' più lunga e 256 Zoom, come vedremo fra un attimo, dalla chiave ancora più lunga. Quindi, come dire, più lunga è la chiave, più è difficile da simulare e eventualmente da creare qualche trucco tecnico per replicarla in modo che sembri il file originale e non univoco come abbiamo appena spiegato prima. Quindi, perché questa impronta digitale è univoca per ogni tipo di file. Praticamente basta che cambi un puntino, una virgola, uno spazio, un bit. Anche solo un bit in un file già cambia questa chiave, quindi è praticamente univoca. Ma chiaramente più è lunga la chiave, più si moltiplicano le combinazioni di queste chiavi, diventa più difficile da replicare e più univoca, fra virgolette. Ecco, diciamo così, volendo parlare terra a terra. Vedete che col 256, tool SHA256, la chiave è estremamente più lunga, che è come quella qua sopra. Finisce con 668A63, 668A63, inizia con EB4069, EB4069, ecco, vedete che più o meno. Io guardo solo l'inizio e la fine, giusto per mostrarvi che almeno quelli coincidono. Naturalmente, per fare il lavoro come si deve, bisogna verificare tutta la chiave, perché è sufficiente anche che una posizione sia diversa per indicarci che il file non è come l'originale. Ecco, questo sistema, adesso ve l'ho mostrato come utente finale, ovvero come verifica del file che noi andiamo a prendere in rete, ma anche noi stessi, ovviamente, se carichiamo un file in rete e lo mettiamo a disposizione di altri, possiamo dare anche agli altri la stessa opportunità di verificare
l'integrità del file che loro scaricheranno dal nostro server o dalla posizione in cui mettiamo il nostro file con una di queste chiavi. Quindi vediamo un po', prendiamo un file qualsiasi, che ne so, ecco, qrtext.png. Io posso richiamare uno di questi sistemi, qrtextpng, fare enter e mi dà la chiave corrispondente, l'impronta digitale corrispondente con questi sistemi di questo file. Quindi, volessi mettere su un server, su una cloud con un link pubblico, quindi scaricabile da chiunque, questa immagine. Potrei accompagnarla da questa sua impronta digitale in modo che chi scarica l'immagine possa eseguire lo stesso comando sul suo PC e verificare che questa chiave, che questa impronta digitale, questa chiave sia identica, per avere la garanzia che il file scaricato è uguale a quello che io ho fornito alla partenza. Ecco, questo è molto utile. Forse non so se sia così noto, usato spesso, a dir la verità, si scarica e basta, non si guarda tanto, mettiamolo pure dalla rete, però questo è un sistema che ci garantisce, se non altro, che quanto scarichiamo è uguale all'originale di chi ha messo a disposizione ciò che scarichiamo. Ecco, andiamo avanti. Architetture supportate dal nostro sistema operativo. Ecco qua. Ops, prima. Rendo di nuovo il terminale non in sovrimpressione, puliamo il nostro terminale. Quindi qui torniamo al tema di capire, di sapere se il nostro PC è un PC che sta funzionando a 64 bit, a 32 bit. Sembra una domanda banale, ma spesso stiamo usando il PC e non sappiamo più quale sistema ci abbiamo installato. Allora, quale architettura di processore sta usando il mio sistema in questo momento lo possiamo vedere con questo comando. Quindi faccio un bel copia e incolla di questo comando, faccio Enter ed ecco che mi ritorna AMD 64. Ecco, questa è la sigla che indica che il mio sistema sta lavorando a 64 bit. Non fosse così, uscirebbe i386 o 32 bit, insomma, ecco, il 64 è indicativo, insomma, dell'architettura del mio sistema. Quindi in questo semplice comando in un terminale immediatamente abbiamo la risposta. Quali architetture supporta il mio sistema operativo? Quindi copia e incolla di questo comando. Ecco, oltre a quella, come dire, operativa, attiva in questo momento, io posso sapere con quest'altro comando quali altre architetture tecnicamente sarebbe in grado di supportare o anzi supporta il mio sistema, non sarebbe in grado. Quale altra architettura oltre alla 64 bit supporta il mio sistema? E vedete che esce i386, che vuol dire 32 bit. Ovvero, in altre parole, il mio sistema è a 64 bit, ma posso eseguire anche software a 32 bit. In effetti, sulla mia Ubuntu 12.04 non ho problemi ad installare anche pacchetti compilati a 32 bit. Quindi il mio sistema è in grado di gestire e supportare entrambe le architetture, pur essendo nativamente a 64 bit, per sfruttare appieno l'architettura CPU processore del mio PC, ovviamente ci ho installato la versione a 64 bit. Però, qualora fosse ancora necessario, può tranquillamente supportare anche pacchetti software compilati a 32 bit. Ecco, questi due comandi quindi semplici e interessanti che ci danno queste indicazioni. Se il mio sistema operativo non fosse in grado di supportare altre architetture, questo comando non tornerebbe nulla, evidentemente. Quindi non vedrei, per esempio, questa sigla. E in questo caso ho anche la possibilità di aggiungere una nuova architettura al mio sistema, qualora non la supportasse. Ecco, questo per quanto riguarda Ubuntu, almeno a partire da 12.04 in avanti, non dovrebbe essere mai necessario. Io metto qui
i comandi che permettono di aggiungere una nuova architettura al proprio sistema per le versioni successive a Ubuntu 13.04, ovvero dalla Ubuntu 13.10 in avanti. Quindi questi due comandi che vedete qua non li eseguirò ovviamente, anche perché sono su una versione di Ubuntu antecedente, quindi non potrei usarli in questa forma. Ripeto, questi due comandi servono ad installare, per esempio, su un sistema 64 bit il supporto per l'architettura 32 bit. Vedete, il primo comando installa i pacchetti necessari a supportare l'architettura i386, quindi a 32 bit, e il secondo comando aggiorna il sistema di pacchetti. Ecco. Ho messo questa nota perché, ripeto, a partire da Ubuntu 12.04, quindi quella che sto già usando io adesso, non è necessario fare questi comandi, non dovrebbe essere necessario usare questi comandi perché Ubuntu è già impostato in questo modo, ovvero i sistemi installati a 64 bit sono già predisposti per supportare anche i pacchetti a 32 bit, quindi non dobbiamo fare nulla in genere nei nostri sistemi Ubuntu. Ma qualora usaste altre distribuzioni che non hanno questa impostazione o Ubuntu che per un qualsiasi problema tecnico risulta non supportare l'architettura 32 bit, metto qui per documentazione che con questi due comandi è possibile aggiungere l'architettura 32 bit, il supporto meglio all'architettura 32 bit. Ripeto, non fateli questi comandi, cioè non eseguiteli, non provateli, anche se guardate questo video, non fate copia e incolla e provateli perché non serve, uno, e sono superflui perché il vostro sistema è già predisposto e quindi è inutile. E li metto qui come documentazione, non si sa mai che a qualcuno possano comunque servire. Ecco, poi ripetere l'ultimo comando digitato nel terminale. Ecco, qui c'è come dire, un insieme di simboli, probabilmente poco conosciuto a chi non usa molto il terminale, che permettono facilmente di ripresentare l'ultimo comando eseguito al prompt del terminale per ripeterlo o per modificarlo, ripeterlo, senza doverlo digitare completamente. Ecco, vedete, sono due punti esclamativi uno dietro l'altro. Con questi due punti esclamativi il terminale vi ripresenta l'ultimo comando eseguito. Se io scrivo, digito i due punti esclamativi e faccio Enter, vedete che mi esegue l'ultimo comando che ho appena fatto qua sopra. Quindi questo era l'ultimo comando. Ho scritto i due punti esclamativi, mi ha riportato il comando e me lo ha eseguito. Quindi ripete l'ultimo comando. Quando può succedere di avere una necessità di questo simbolo, di questi due punti esclamativi che ci accelerano le operazioni, tipicamente quando digitiamo un comando che in realtà ha bisogno dei diritti di amministratore e scordiamo, come può succedere abbastanza spesso, di anteporre il comando sudo davanti al comando. E allora noi digitiamo il nostro comando e ci ritorna un errore questo comando perché manca appunto l'autorizzazione di amministratore. Tipicamente il comando per aggiornare l'elenco dei pacchetti del nostro sistema, se noi lo eseguiamo così, senza sudo davanti, ci dà un errore. Vedete, è necessario essere root, ci dice amministratore, ci dà una serie di errori. Allora noi possiamo tranquillamente scrivere semplicemente sudo seguito dai due punti esclamativi che ci rieseguono l'ultimo comando, ce lo rimpostano, quindi facciamo sudo e vedete che adesso mi chiede la mia password per fare il comando con davanti sudo. Adesso io non vado avanti a fare il comando perché non ha senso, comunque avete capito il principio. Quindi i due punti esclamativi possono essere semplicemente messi per conto loro al prompt del comando, al prompt dei comandi, sì, del terminale qua, oppure
oppure composti, inseriti dove serve. In questo caso ci ho anticipato sudo spazio, i due punti esclamativi che hanno completato il comando sudo spazio apt-get update. E via dicendo. Ecco, questa veramente è una cosa minima, veramente minimale, da tenere magari presente se avete trovato piacere usare il terminale. Questo può accelerarvi alcune operazioni, eh? Senza i punti esclamativi avrei dovuto riscrivere tutto il comando col sudo davanti. Ultima pillolina per questo video è come ottenere l'indirizzo IP esterno dal terminale senza usare i siti web appositi, ovvero quando, se voi avete il vostro PC collegato a internet attraverso un router, l'indirizzo IP che vi viene mostrato e per la vostra connessione, vediamo un po'. Ecco qua, nei dettagli della connessione, vedete, io sono connesso con un cavo, Ethernet, bla 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 bla. Ecco l'indirizzo IP e mi dice che l'indirizzo del mio PC, l'indirizzo internet del mio PC è 192.168.1.38, ma in realtà questo non è l'indirizzo che vede il resto del mondo, internet. In realtà questo è l'indirizzo interno che mi dà il router, che il router dà al mio PC. Ci fosse collegato un secondo PC allo stesso router, probabilmente gli darebbe il numero col finale 39, eccetera, eccetera. Questi sono IP interni, locali. Locali per me, come può essere per voi se siete collegati al vostro di router. In realtà quello che ci interessa conoscere è l'indirizzo IP all'esterno, cioè il mio PC, come si presenta fuori nel mondo, nella rete internet. Ecco, sicuramente sapete che ci sono numerosi siti che vi forniscono, questo non mi serve più, che vi forniscono questa informazione. Quindi voi cercate, che ne so, my IP, credo, vediamo un po' cosa mi torna Google. What's my IP address, per esempio, qual è il mio indirizzo IP? Cliccate qui, un sito apposito e vi mostra il vostro indirizzo IP. Ecco, vedete che in questo momento il mio PC all'esterno si mostra con questo numero IP. Come faccio per ottenerlo rapidamente e in modo più leggero, diciamo, a terminale, senza dover aprire il browser, senza dover cercare il sito, che è uno dei decine di siti che vi danno questa informazione? Apro il mio terminale e uso questo semplice comando. Quindi copia e incolla di questo comando, faccio enter e dopo un istante mi viene tornato esattamente l'indirizzo IP che abbiamo visto su quel sito internet. Eccolo qua. Uguale. In questo momento il mio PC è visto con questo indirizzo internet. Se voglio anche delle informazioni geografiche in più, perché poi questi siti internet, adesso l'ho già chiuso, ci picchia, vi offrono gentilmente anche delle informazioni geografiche, ovvero a quale magari server della rete siete connessi, in quale zona del mondo siete connessi. C'è pure il comando al terminale per ottenere parte di questa informazione, che è questo qua sotto. Quindi copia e incolla, enter. Quindi vedete che mi torna comunque il mio indirizzo IP. Lost name, vedete, BlueWinCH, che ha a che fare con il mio provider Swisscom. Country Svizzera, ovviamente, vedete Swisscom Svizzera, quindi vi dà delle informazioni, delle tracce geografiche. In questo caso non trova la città, la regione, però vi dice già il paese, località, qual è l'azienda e la zona svizzera. Ecco, capite? E voi ovviamente riceverete le informazioni corrispondenti al vostro paese. Ecco, naturalmente io non ho un indirizzo IP fisso, quindi ogni tanto il router, o meglio, il mio provider Swisscom mi cambia questo indirizzo, e quindi non è che se conoscete questo, conoscete il mio indirizzo IP per l'eternità, perché è provvisorio in questo momento o questo. Poi cambierà. Tra
tra un po' di tempo e via così dicendo. Sapete, che gli indirizzi IP possono essere statici, ovvero vi viene e pagate per questo, vi viene assegnato un indirizzo che è sempre quello per voi, oppure dinamici come la gran parte di noi ha, quindi non paga niente di più per avere l'indirizzo dinamico, però dinamico vuol dire che adesso è questo, magari fra, boh, che ne so, un'ora è un altro indirizzo, non lo so ogni quanto cambia. Comunque, ecco, quando voi vi connettete, il primo che vi beccate è quello libero, penso, ve lo danno e poi non lo so come funziona. Comunque, non è stato, sa che non è statico. Ecco, con questo finito questo video, questa quarta parte o puntata di pillole di Ubuntu, vi saluto e vi attendo al prossimo video. Ciao ciao!